Buongiorno amici del canale. Ciao. Allora, oggi lavoreremo su questo, su questa piccola cassettiera, 5 cassetti, e vogliamo, diciamo, creare una patina un po' particolare. Useremo dei toni scuri, useremo una patina un pochino anticante e innanzitutto sarà mia premura preservare le maniglie, perché sono veramente belle e devono essere il gioiello su tutta la struttura del mobile. Lavoreremo poi con dei marroni, con dei blu, polvere, effetto materi, conticature. Sarà un mobile, diciamo, piuttosto pretenzioso, ma il vero gioiello saranno sicuramente le maniglie, che vedrete ben lucide e rimesse alla fine. Partiamo? Partiamo! Dobbiamo togliere le maniglie facendo attenzione, perché non ci sono le viti, in realtà ci sono i chiodi, quindi bisogna sfilarli molto delicatamente. Ho preso questo vecchio cacciavite che ha la punta piatta e piccola e sottile, anche Emma, e cercheremo di toglierlo senza creare nessun tipo di danno alla maniglia. Piano piano, delicatamente. Continuo con tutte le altre maniglie. Se i chiodi non sono riutilizzabili, li cambierò con dei chiodi molto 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 simili, invecchiandoli anche leggermente. L'importante è preservare le maniglie. Le maniglie sono state tutte quante tolte bene, delicatamente, facendo attenzione a non rovinare il legno. Ora le metto in aceto e sale. Io, nelle altre volte che ho fatto aceto e sale, non l'ho buttato via. So che diciamo il colore non è più perfetto, meraviglioso, però in realtà è un vero spreco buttarlo via. Tanto può essere riutilizzato e comunque funziona. Quindi metterò un po' dell'aceto vecchio, ma aggiungerò anche un po' di sale nuovo, in modo che possa di nuovo, diciamo, aumentare il potere antiossidante del sale dell'aceto. Quindi un pochettino di sale nuovo, fino, glielo metto. Poi rimetto la miscela di aceto e sale che ho mantenuto dalla volta scorsa. La vedete scura solo e semplicemente perché ha già tolto l'ossidazione di altre vaniglie. Però guardate, basta, avanza per oggi. Brava. Magari un gozzino di aceto lo aggiungiamo, okay, in modo che aumenti un pochettino il potere acido, ma proprio tra quattro cucchiai, non di più, ok? Ora noi le prendiamo, le mettiamo da parte, almeno per 3-4 ore a mollo devono stare. Sono delle maniglie molto molto spesse e forti, un po' bronzate, e ammorbidirà assolutamente l'ossidatura che c'è superficiale. Dopodiché spazzolina, anche quella per lavare le unghie, per lavare i vestiti, un po' morbidina, con del sapone per i piatti, con del sapone di Marsiglia, e vado a sfregarle per bene, diventeranno lucidissime, dei veri gioielli. Creo la base e la creo con il vintage. E voi mi direte, perché va a mettere una base marrone quando già il mobile è marrone? In realtà il vintage è un colore molto differente da ciò che voi immaginate, un color tabacco, cioccolato fondente particolare e molto molto bello, glamour, un colore che anche messo su parete è veramente veramente bello. E lo metto perché voglio dare un tocco di vintage ma anche di fresco al mio mobile alla base. Quindi lo prendo, lo metto in una ciotola e lo miscelo alla polvere Magic Star, perché voglio in realtà creare una base materica. Ok, no. Ne metto, per iniziare, 3 cucchiaini. Voglio una base che in realtà sia abbastanza materica. Quindi ne metto 3 cucchiaini e poi, come mio solito, miscelo con il pennello, perché le setole mi aiuteranno ad avere una bella miscela omogenea. Inoltre mi vado già a riempire bene il pennello e quando inizierò a stendere la pittura materica sulla superficie non farò fatica.
Oggi è tutto un susseguirsi di tecniche, perché useremo i prodotti Magic come non avete mai visto. Quindi mi raccomando, fate attenzione, perché ora abbiamo una super base materica semplicemente con un colore, ma poi vi farò vedere come miscelare colori scuri tra di loro per avere comunque un effetto molto profondo ed elegante, ma anche craquelé tra due colori scuri e polvere messa alla fine per avere un effetto pigmentato. Guardate com'è stato facile e veloce, e questa è la densità. Sembra quasi un fango. Sta a voi, come sempre, decidere se stenderlo in modo liscio, in modo disomogeneo. Decidete voi. L'importante è che con una sola mano mi coprite tutto. Non voglio assolutamente stendere due volte il colore di base, una sola volta. Quindi io spalmo in modo che sia bello bello coprente. E poi decido se continuare con la pennellata come ora, liscia, oppure utilizzare anche il supporto magari di una spugna e fare un effetto leggermente bucciato. Questa seconda passata di spugna però la farò quando sta iniziando a asciugare, a tirare, perché voglio proprio creare un effetto ancora più materico di quello che in realtà ho adesso. La sovrapposizione di colori sarà ancora più bella se io ho una base bella materica, bella, bella densa. È un marrone tortora in questo momento perché si è miscelata la polvere, l'ho leggermente schiarito ed è uscita fuori una tonalità veramente bella. Ora ho creato la base, lascio leggermente asciugare e poi lo lavoro con la spugna. Nel frattempo vado a stendere la pittura materica su tutta la struttura. Non mi preoccupo di coprire i buchi delle maniglie perché tanto voglio utilizzare chiodi nuovi e farò dei nuovi buchi in modo da avere poi le maniglie ben fisse al cassetto. Ricordate sempre che nelle guide non si va, per questo motivo io ho messo lo scotch, e quando passate il pennello con la pittura materica mi raccomando passatelo tirato per non creare troppo spessore ai lati. Anche qui io lo passo molto velocemente e liscio senza creare appunto spessore. Ora continuo sulla superficie e nel frattempo che inizia un po' a tirare passo con la spugna. Qui, come vedete, ci sono punti più asciutti e punti più bagnati. Ne approfitto, prendo la mia spugna. Da questa parte, che è proprio bella ruvida, la spennello ancora un po' col colore avanzato. E la passo sul mobile. In questo modo cerco di aumentare ancora di più la matericità della superficie. Ed è una cosa che mi aiuterà tantissimo nel momento in cui poi passerò il secondo colore a contrasto e anche il craquelé. Quindi mi raccomando, spugna marina, questa è una riproduzione, non è una spugna vera, è una spugna finta, quindi le spugne vere di mare non sono state maltrattate, e umida, strizzatissima. In questo modo andate a creare questa superficie materica materica. Attenzione però, non si deve vedere, non si deve capire che è una spugna, quindi quando la passate occhio a togliere via le punte che possono far sembrare la superficie spugnata. Deve sembrare materica ma non spugnata, deve essere una cosa omogenea. Ora continuo su tutta la superficie, anche frontale, laterale, dappertutto.
con la spugna poi ripassate tra un po', che inizia a tirare e asciugare anche la seconda passata, sarà ancora più bello perché alzerete di nuovo la parte materica che ora ho fatto con la spugna. Quindi sta a voi capire come realizzare al meglio questa tecnica, realizzarla come piace a voi e farla vostra con le tonalità che vi piacciono. Ora continuo su tutta la struttura. La mia base materica vintage è praticamente asciutta, quindi è ora di mettere il craquelé, perché anche se si vedrà poco e sarà una crepettina molto molto particolare, voglio far sì che sia più anticato possibile. Quindi ne metto un goccino sul mio vassoio, poco, e con la spugna vado a picchiettare i punti in cui voglio che il craquelé faccia il suo lavoro di rottura della pittura che metteremo più tardi. Mi raccomando, ricordate sempre che il craquelé va fatto asciugare molto molto bene. Se non è asciutto, viene poi spostato dalla vernice messa sopra da un punto all'altro e non verrà fuori una bella crepa. In realtà, il più delle volte, quando mi dite che non avete ottenuto quello che volevate con il craquelé, è perché non l'avete fatto seccare bene. Quindi ora io stendo il craquelé ovunque, dove voglio, e poi vado a fare pranzo. Così quando rientro, sono sicura che sarà bello asciutto. L'effetto di oggi sarà molto delicato, molto leggero e solo un occhio attento potrà, diciamo, saltare fuori la tecnica vera e propria. Ci saranno in alcuni punti delle crepe del craquelé, in altri ci sarà il colore di fondo che esce, ci sarà una prorompenza di blu perché il colore finale sarà il pepper blu, ci sarà una tecnica miscelata al fatto che utilizzeremo la polvere e la cera bianca, tutto fatto molto molto a sentimento. Sarà poi rifinito a cera, quindi la cera che oggi mi vedete mettere sulla pittura senza base di cera è proprio perché la sto usando come un tingente. E ricordate sempre che la cera può essere messa sulla cera, non c'è nessun problema. Quindi seguite bene i passaggi, che sul piano forse si vedranno un po' meno perché è poco lavorato, nella parte poi frontale dei cassetti la vedremo ancora di più, ma non perdetevene neanche uno, perché solo fatto con le giuste tempistiche, i giusti passaggi, si riesce a capire bene bene la padronanza di questa tecnica. Allora, c'è il craquelé ben asciutto sotto da ieri, quindi è perfettamente secco, e ricordate che nel momento in cui andate ad inumidire il craquelé lui si attiva, quindi ora metterò una vaporizzata di acqua, uso il mio vaporizzatore, quello molto grande che in realtà vaporizza ma inumidisce anche parecchio la superficie, dopodiché velocemente una mano di pepper blu stesa proprio a sentimento, senza coprire perfettamente tutto perché tanto non mi serve la coprenza totale, e dopodiché stenderò la polvere, la Magic Star, in un modo differente. Spugnatura, occhio, non perdete neanche un passaggio. Ovviamente la crepa del craquelé qui si vedrà poco, ma si vedrà alla fine, perché le diverse tonalità e le scrostature la faranno poi notare, ma è una cosa molto molto delicata e molto riservata, non è una crepa netta come potrebbe essere quella su un bianco e nero. Qui abbiamo due colori scuri, quindi si vedrà leggermente meno. Servirà però a dare intensità alle varie sfumature di colore, ma soprattutto la matericità che andiamo a usare fra poco. Metto un goccio di acqua per far sì che la polvere si possa fissare sulla superficie e non scappi. Inoltre aiuta ad allungare leggermente il processo di craquelé. Fatto su colori chiari e scuri si vede molto di più,
fatto su due colori scuri si vede molto di meno, ma questo è il bello, la raffinatezza dei colori miscelati. Ora usiamo la spugna di mare, io ce l'ho blu perché ho già fatto un primo test su una tavoletta e in questo modo ho già la spugna umida ma semplicemente piena di colore. Dovete sentire la tecnica molto vostra in questo momento e cercare di capire che se la superficie è ancora umida la potete di nuovo bagnare. In questo momento vedete che la polvere se l'è assorbita, quindi metto ancora un goccino di acqua. È quasi come se stesse piovendo sulla sabbia. Ora lavorate la superficie delicatamente e ricordate, tutti i prodotti messi servono perché vanno a creare la matericità, ma lo vediamo alla fine. Ora non è ancora fattibile vedere nulla. Io passo, poi rinumidisco e ripasso dove sono già passata, trasportando la polvere in punti in cui ne ho messa di più rispetto ad altri dove non c'è. Ricordate una cosa, se la spugna è troppo umida e vi sembra che sposti semplicemente colore, potete sempre utilizzare una spugna asciutta e aiutarvi nella creazione della matericità. Vedete come una spugna asciutta rispetto a una bagnata creano effetti differenti? Lei crea un effetto materico, leggermente bucciato, molto bello e molto utile in questi casi. Vedete come cambia in realtà l'utilizzo delle due spugne. Asciugo leggermente per fissare. Fate attenzione perché in questo momento il colore cambia. Ho leggermente asciugato con il phon, la superficie è asciutta al tatto, ma non in profondità, quindi a fare questo passaggio che sto per fare io dovete essere molto attenti. Sto per stendere un velo di cera bianca e voi mi dite perché la cera bianca e non il colore? Per la carità, a casa potete provare anche con un colore chiaro, un cotton, un clear sand. Io uso la cera bianca perché in realtà si asciuga, si stabilizza in modo un po' differente rispetto al colore e adesso ve lo farò vedere. La giro bene, provatela a tingere i legni. È fantastica per la tintura del legno grezzo e la stendo soprattutto sul bordo. A me serve una specie di sfumatura, quindi se ce l'avete in casa questo test fatelo per la patinatura, perché è proprio diversa da ogni tipo di stesura di colore, ve lo assicuro. Vado sul bordo andando leggermente su proprio perché ho bisogno di avere una sfumatura in quel punto. La sfumatura mi serve dove c'è una lavorazione, una bordura, come vi dicevo prima si vedrà molto di più sui cassetti, ma comunque anche qua si vedrà. Prima di asciugarla e di fare il secondo passaggio, la vado anche qui leggermente a mitigare, poco. Questi purtroppo non sono gesti meccanici, quindi devono essere fatti molto a impressione, molta sensibilità. Vedete che dentro l'insenatura è rimasto molto più bianco, ora io invece nel contesto intorno continuo leggermente a picchiettare per far sì che questa linea netta si fonda e la sfumatura è molto più morbida. Ora asciugo leggermente e vi faccio vedere la
sfumatura che voglio che resti. Ora partiamo con la lavorazione, che metterà in evidenza tutti gli step, quindi il colore di base, il vintage, qualche crepa, la sfumatura bianca, e darà al tutto un'anima molto polverosa, però è una cosa molto personale. Io uso due spugnette differenti, la media e la fine, e cerco di far diventare il tutto molto omogeneo delicatamente. Voi usate quella che preferite, fermatevi quando per voi l'usura è abbastanza. Questo punto, dove non voglio far vedere il legno ma semplicemente il colore di base, lavoro con una spugnettina media fine, non grossa, mi raccomando. Prediligete la spugna grossa solo se volete proprio asportare più colore e far vedere addirittura il colore di base. Poi inizio sempre con la spugna fine a lavorare la parte superiore. Ora lavoriamo su piccoli step per capire a quando la patinatura ha raggiunto l'effetto che noi vogliamo. Spolverate bene la superficie, mi raccomando, e poi passate un panno umido per tirar fuori tutti i segni. E qua si vede tutto, si vede il vintage, il colore di base, si vede la sfumatura con la cera bianca sul bordo, voluta proprio. E qua potete decidere se enfatizzare o fermarvi. Ci sono alcuni punti, per esempio, che sicuramente io enfatizzerò alla fine. Qua vorrei togliere ancora un po' di cera bianca, massaggiando e rendendo il tutto più profondo. Questa sovrapposizione di colori verrebbe bene solo se si seguissero tutti i passaggi con le giuste tempistiche. Quindi non bisogna avere fretta, provate sempre su un test a parte, quindi una base di colore materica. La polvere, come vedete, ha creato questa micro particella bianca che esce fuori in modo molto irregolare. Avessimo messo la polvere nel pepper blu non avremmo ottenuto lo stesso risultato, perché non si vedrebbe il pepper blu distaccato dalla polvere. Quindi è molto importante seguire i passaggi. La cera bianca invece ha dato una tonalità molto più netta nel punto in cui io lo voglio, nel punto dove deve esserci la luce, quindi il bordo in cui ci sono anche tutte le modanature. Ora lavoro sulla parte frontale, fate attenzione perché è bello vedere la lavorazione sulla parte molto lavorata.
Se siete bravi a cogliere il momento in cui la polvere asciuga, andrete leggermente a togliere il pepper blu. Grazie all'aiuto della polvere si creeranno delle croste bellissime che lasceranno in alcuni punti intravedere il colore di base, e in altri si vedrà la polvere e il pepper blu. Quindi mi raccomando, continuate a lavorare come qui su più livelli, cercando di miscelare tutti i colori, e in questo modo avete veramente una bellissimissimissima texture molto 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 particolare. Se avete inumidito poco, potete sempre aumentare e farvi aiutare da questo nuovo passaggio per scrostare di più, vedete, e aumentare i punti in cui andate ad esportare leggermente la pittura e far vedere il colore di fondo. Sarà ancora più bello perché si vedrà ancora di più la texture materica lavorata con tutti i livelli di colore. Mobile è bello secco, abbiamo lasciato una notte asciugare bene tutte le varie mani di colore, perché in questo modo hanno fatto ancora più matericità, la superficie è ancora più materica. Spugnettina umida per non far salire la polvere, prima di carteggiare dove voglio fare in realtà uscire un po' di marrone, e mi aspirerà comunque. Guardate come la cera liquida, ora che è ben asciutta, non si muove più. Perché la cera liquida e voir, una volta che è bella secca sulla superficie, non si muove. Spugna media, spugna fine a disposizione e partiamo. Siamo agli ultimi tocchi, un velo di cera jasmine
poi le maniglie che sono diventate bellissime e poi una sorpresa, la carta va parati, perché ho la carta con i colori giusti. Infatti Emma si sta già occupando di tagliare a misura i cassetti. Guardate però da vicino quanto si vede la matericità e si vedono gli strati del lavoro appena effettuato con la cera protettiva, perché valorizza ma soprattutto idrata il mobile. Nel momento in cui voi passate la cera, tutti gli strati vanno al loro posto. Ovviamente si assorbirà e si sfumerà, non rimarrà così forte. Però è bellissimo vedere quanto gli strati di colore accatastati l'uno sull'altro ora vengano fuori in modo morbido. Io la passo sul piano superiore, su tutto, sui lati, sui cassetti, e man mano vi faccio vedere che belle sfumature che prende il mobile. Mi raccomando, ricordate sempre, la stesura della cera deve essere approfondita in tutti i sensi, quindi orizzontale, verticale, pennellata incrociata, per poi essere allungata in questo modo. In questo modo sì che sarà protetta la superficie, altrimenti potranno rimanere alcuni buchini e si vedrà. Si vede benissimo il marrone tabacco cioccolatoso del vintage che abbiamo steso alla base, e si vede benissimo anche la cera che ha creato una sfumatura polverosa, una patina polverosa originale al mobile, veramente pazzesco. Abbiamo salvato le vecchie viti lavandole per poterle riutilizzare per le maniglie, un lavoro certosino. Quindi martelletto piccolino e avanti. I buchi sono ancora visibili perché abbiamo cercato di proteggerli dalla patinatura e ora via. Mettiamo l'ultimo dettaglio, questa bellissima carta da parati che sembra fatta apposta per il mobile, guardate, gli stessi colori, si chiama radura blu, e la andiamo a applicare all'interno del cassetto. Io ho già tagliato la carta per la larghezza maggiore, metto la colla spray. E la applico partendo da un angolo, quello dritto. Mi aiuto con una spatolina per togliere tutte le bolle di aria. Taglio gli eccessi nel bordo davanti e laterale. Preciso, preciso. Vado avanti con tutti gli altri cassetti e poi andiamo ad ambientarlo, così vi facciamo vedere come sta in un ambiente. Anche questo restyling è finito e vi devo dire la verità, mi piace veramente tanto. Sta bene qui, alla fine l'ho messo a casa e ho spostato un mobile che c'era prima, che in realtà non riempiva lo spazio bene,
c'era un quadro molto alto perché voglio i quadri ad altezza viso e il mobile di prima era troppo basso. Invece adesso sta veramente bene con la parete, con l'applique, con il quadro, lega tutti gli ambienti della mia casa perché i soffitti sono azzurri, la porta è color legno insieme al pavimento e questo tocco dorato delle maniglie antiche è veramente fantastico. I piedini poi sembrano dei gioielli. Nulla, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale perché altrimenti perdete i prossimi contenuti. Ciao, al prossimo restyling.